Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi abbiamo diverse cose interessanti da esaminare per il DLC di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, tra cui l'annuncio di un probabile trailer incentrato sulla nuova e misteriosa creatura, le nuove animazioni dei Pokémon e le primissime immagini ufficiali delle ambientazioni della maschera turchese e del disco indaco. Ma come sempre, prima di iniziare con gli argomenti di oggi, io vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un mi piace al video per supportare il mio lavoro e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che usciranno. Detto questo, possiamo iniziare con il video di oggi. Gli account ufficiali di Pokémon sembrano mostrare qualcosa di sospettoso, infatti, come ha riportato di recente SoulSilverArt, un utente già noto nel mio canale, si pensa che sia in arrivo un trailer incentrato puramente sulla nuova creatura rivelata ufficialmente un po' di giorni fa. Le tonnellate di immagini pubblicate dagli account di Pokémon riguardano tutte le creature ispirate a delle tartarughe, in primis su Blastoise, e come ben sappiamo il nuovo Pokémon è palesemente ispirato ad una tartaruga. Tutto questo potrebbe essere un suggerimento per il nuovo trailer, come no, anche se è piuttosto strano. Come ho detto poco fa, è probabile che tutta questa serie di suggerimenti potrebbe essere collegata ad un futuro trailer, forse in arrivo questa settimana, incentrato su Baby Terrapagos, ma ovviamente aspetteremo conferme ufficiali da parte di The Pokémon Company e di conseguenza ve lo farò sapere tramite un post nella sezione Community. Passiamo ora a parlare della pagina CentroLeaks, che ha di recente pubblicato un post contenente un'intervista fatta a CG World di Creatures Inc., una consociata giapponese della Nintendo che detiene il copyright dei prodotti della linea Pokémon. L'azienda giapponese ha confermato che per la nona generazione, quindi per Scarlatto e Violetto, tutte le animazioni dei Pokémon sono state rifatte da 0 a 60 fps, che addirittura potrebbero essere finalmente utilizzate nei futuri capitoli della serie. Il video che vi mostrerò qui di seguito mostra per l'appunto un esempio di queste animazioni. Come avete potuto constatare con i vostri stessi occhi, queste animazioni sono molto più fluide. Ora in molti sotto nei commenti del post hanno iniziato ad ipotizzare che queste animazioni verranno riutilizzate poi nei giochi Pokémon futuri e questo implica di conseguenza che molto probabilmente le vedremo con la prossima console di casa Nintendo, che potrebbe essere un successore di Switch. Tra l'altro voci di corridoio suggeriscono che l'annuncio della nuova console si terrà proprio nell'arco di quest'anno. È in arrivo anche un nuovo raid evento a 7 stelle incentrato sul Pokémon agente Inteleon. Quest'ultimo avrà il teratipo ghiaccio e si potrà affrontare a partire dal 28 al 30 aprile e dal 5 al 7 maggio. Passiamo ora alla prossima notizia. A partire da ieri, lunedì 24 aprile, nei Pokémon Center, negli store di Pokémon e nel sito di Pokémon Center, quindi online, è possibile acquistare le carte di download per il DLC di Scarlatto e Violetto. Quello che state vedendo ora qui a schermo è stato twittato dall'account CentroLeaks, dicendo che questo è un primo sguardo in-game delle nuove aree del DLC al di fuori di Paldea. Sfortunatamente questa immagine non rende molto a causa della bassa qualità, ma ne abbiamo anche un'altra postata poche ore dopo, dove si vede molto meglio. In ogni caso, come riporta CentroLeaks, il periodo di uscita indicato come inverno 2023 si estende fino a febbraio del 2024. Comunque sia, diamo un'occhiata all'immagine con una risoluzione più elevata. Nella prima parte, ossia nella maschera turchese, possiamo vedere sullo sfondo una nuova location che sembra essere quella dove si svolge il tipico festival, mentre nella parte dedicata al disco indaco abbiamo alle spalle dei due protagonisti l'Accademia Mirtillo, dove possiamo vederne l'ingresso. Tutto questo in sé per sé non è nulla di che, ma potrebbe aprire le porte, si spera, ad un nuovo trailer contenente altre informazioni. SoulSilverArt invece non sembra essere troppo sicuro di questo, infatti crede che avremo delle nuove informazioni nel mese di giugno, il che potrebbe essere fattibile visto che in ogni caso la prima parte del DLC uscirà in autunno, quindi di tempo ne abbiamo ancora. Bene ragazzi, anche per oggi le news terminano qui. Nei prossimi giorni usciranno altre notizie inerenti a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, quindi io vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi nessuna novità. Un saluto e alla prossima!